In cucina si sa, le tecniche di taglio giuste e la scelta delle materie prime fanno davvero la differenza. Segui la nostra nuova rubrica Pillole dell'esperto e fatti guidare dai professionisti Carrefour. Non esiste menù di pesce che si rispetti senza gli squisiti frutti di mare. Ingredienti eccellenti per apprezzare profumi e sapori mediterranei. Conosciamoli meglio con Ivan Della Valle, formatore nazionale pescheria. I frutti di mare, d'acqua dolce o salata, sono una vera e propria prelibatezza gastronomica. Si possono suddividere in due categorie principali, molluschi e crostacei. Si chiamano frutti di mare per via del metodo con cui vengono raccolti, che ricorda appunto quello della raccolta della frutta piuttosto che della pesca. Questo perché vanno catturati ad uno, raccolti singolarmente e a mano. I molluschi sono protetti da gusci e conchiglie e nonostante le piccole dimensioni, nel palato sprigionano un intenso sapore di mare. In questa categoria si annoverano, oltre alle più conosciute cozze e vongole, anche i fasolari, i tartufi di mare, le cappesante, le telline e le ostriche. Per poterne apprezzare gusto e sapidità però, il primo passo deve essere quello di ripulirli a dovere, ricreando appunto l'ambiente marino. Basterà una bacinella d'acqua alla quale aggiungere un po' di sale. Dopo un ammollo di un paio d'ore di attesa, verrà il momento di procedere con un piccolo trucchetto molto in voga tra i pescatori, l'aggiunta di un cucchiaio di farina nella stessa bacinella. Questo step ulteriore porterà i molluschi a percepire la presenza di cibo, facendoli uscire dai loro gusci in autonomia, velocizzando così le operazioni di pulizia. Bisogna ricordare poi che nella famiglia dei molluschi rientrano anche i cosiddetti cefalopodi, con il corpo a forma di sacco provvisto di tentacoli. I più famosi? Sicuramente calamari, seppie, polpi, alimenti molto pregiati perché ricchissimi di omega 3 e di sali minerali e apprezzati per la loro prelibatezza da grandi e piccini. I crostacei invece si distinguono dai molluschi per la presenza di antenne, zampe, occhi e carapace. La loro carne bianca, ricca di proteine nobili e vitamina B. Bene, spero che questa mia lezione vi sia stata utile. Vi aspettiamo alla prossima pillola video.